presentati i nuovi primari dell'ospedale di Ravenna e gli investimenti strutturali per ben 26.950.000 euro e in attrezzature per 5.600.000 euro. Questa azienda è nuova, è appena nata, sono già 2014, però molte cose le abbiamo fatte e molte le dobbiamo fare ancora. Allora, oggi è stata l'occasione per far capire come questa azienda cerca di portare avanti tutto un processo di sviluppo che parte sia dai professionisti. Infatti oggi abbiamo presentato i 3 nuovi primari dell'oncologia, ematologia e gastroenterologia dell'ospedale di Ravenna, presentando 3 ottimi professionisti che devono dare rilancio soprattutto nella ricerca, nella collaborazione con l'IRS di Meldola per lo studio e per la ricerca e per terapie innovative, migliorative verso i pazienti. Abbiamo toccato il problema delle assunzioni di personale, sia del personale medico, come dicevamo prima, oltre ai primari, ma anche i dirigenti medici e dalla parte del comparto, quindi infermieri, ostetriche e tecnici, con l'obiettivo, che non è di secondo piano, della stabilizzazione, nel senso che stiamo cercando, secondo le indicazioni regionali e secondo anche le possibilità che abbiamo, di stabilizzare, cioè di dare un posto a tempo indeterminato a quei ragazzi, sia infermieri che medici, che da molti anni lavorano con noi e che non hanno ancora avuto la possibilità di poter trovare un posto stabile. Quindi un obiettivo secondo me molto importante. A fianco a questo, e quindi ai professionisti di alto livello, a tutti i professionisti che lavorano qui, quindi con l'impulso di innovazione, abbiamo anche presentato quello che sono gli interventi strutturali e tecnologici che l'ospedale di Ravenna, di cui l'ospedale di Ravenna ha bisogno e che noi nei prossimi mesi, nei prossimi anni cercheremo di portare a termine.